Sulla pista del campo scuola di Pistoia si è svolto il primo meeting nazionale allievi organizzato dalla Pistoia Atletica 1983. In asse di partenza quasi 200 atleti, i migliori della categoria, ragazzi e ragazze di 16-17 anni, 5 nuovi campioni italiani, titolo conquistato a Carli, e altri 16 che hanno conquistato il podio, 21 podi nazionali in gara a Pistoia, a rappresentare le regioni più qualificate a livello tecnico in Italia: Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria e Liguria. Si sono sfidati nei 100, 400, 800, 3000 metri, 5 km di marcia, 110 metri ostacoli e staffetta. Per le gare di campo, nel salto in alto, nel salto in lungo, nel getto del peso, nel lancio del giavellotto e lancio del martello. Sì, sono molto contenta anche perché ho fatto il minimo per gli europei, quindi sono molto contenta, questo era il mio obiettivo e stavo bene, quindi. Cioè, sono partita al secondo 1000, mi sembra, e poi niente, al penultimo giro non ce la facevo più di gambe, quindi sono scoppiata, però l'ho conclusa bene perché comunque non, cioè, il mio primo 3000. Allora, subito ho cercato di stare dietro le prime due, ma sapevo che erano comunque più forti in questo momento perché vengo un po' da problemi di salute, quindi sapevo di non essere proprio al top. Quindi questo terzo posto mi piace. Prova. Insieme. 94, 27, 22, 49, 42. Gareo, e poi al terzo posto del vecchio, Antonio del vecchio. Come hai gestito la gara? Allora, dato che ho poca esperienza in questo tipo di gara, ho deciso di rimanere un po' indietro e marcare un po', e poi alla fine ho un buon finale, quindi ho sfruttato quello. E è stata una gara per più che altro per imparare a gestire queste distanze. Ah, contento del risultato, anche se oggi il tempo non è venuto molto buono, però non contava, contava di più il piazzamento e ha portato a casa. Allora, io sono stato sempre nel gruppo, ho fatto una gara che mi è piaciuta e poi ho provato gli ultimi 500 metri, ho provato ad andare, ha pagato perché sono riuscito comunque a guadagnare la terza posizione, nonostante all'ultimo le gambe faticassero, ma comunque sono molto contento. Ma ieri ho fatto un 100 pre-gara, quindi oggi ho sentito un po' le gambe stanchine. Ma la gara è stata bella, la pista è buona, quindi dai, sono contenta per come è andata oggi. Hai chiuso il podio di questi 400 metri, sei soddisfatta? Sì, sono contenta perché senza nessun punto di riferimento davanti, ho comunque fatto una buona gara, quindi sono felice. La gara, dai, sono cercato di essere più facile possibile nei primi 300 e poi uscire forte l'ultimo rettilineo.
Sei soddisfatto di questa piazza d'onore? Sì, sì, mi sento soddisfatissimo, sì, sì. Come l'hai gestita la gara? L'ho gestita, posso dire bene, ci pensa il mio allenatore a dirmi un po' com'è andata veramente. Ho dato tutto quello che avevo. E ho fatto il possibile per cercare di provare a vincere, ma ce la facevo più. Non tanto per il tempo, tanto perché ho portato la mia regione in alto, quello sì, la prima posizione riempie il cuore sempre. Tempo non tanto, questa pista spinge davvero tanto, negli ostacoli incide molto perché ci sono andata un po' addosso, ecco. Quindi non mi sono trovata molto bene con il tempo, però per il resto l'importante è portare in alto il Veneto. Sì, allora ci sono sicuramente delle piccolezze da modificare, sto già allenando per appunto migliorarmi, però tutto sommato è andato abbastanza bene questa gara. Diciamo non è andata troppo bene, però come ultima gara diciamo di questa stagione ci sta e la pista è buona. Grandissima manifestazione dopo i campionati italiani allievi della settimana passata, questa è un po' un altro banco di prova in vista dei campionati europei di categoria. Abbiamo tanti atleti che si sono laureati campioni italiani la scorsa settimana appunto e che oggi sono di nuovo a mettersi in gioco. Un livello qualitativo molto alto, una manifestazione per la città di Pistoia sicuramente di risalto che può far vedere a tutta la nazione, a tutta l'Italia un po' come è stato rimodernato questo impianto a 8 corsie che speriamo nei prossimi anni possa ospitare anche manifestazioni per le categorie superiori. La vittoria finale a Sorriso della Toscana con 122 punti che ha battuto sul filo di lana il Veneto 116 e poco più indietro l'Emilia Romagna 111. Complessivamente sono state 21 le gare che si sono disputate fra allieve e allievo, con alcune performance davvero di ottima qualità. Fra questo il successo di Nicola Scavagni, Toscana Atletica Arezzo, nel salto in lungo con un ragguardevole 7,45 m. Nel salto in alto maschile, Sasha Sheffey, Liguria Atletica Spezia, ad esultare, salta 2 metri, che coglie la stessa misura di Alberto Basso, Veneto Treviso Atletica, ma vince per un errore in meno. È una grande prova. Sì, però per sfortuna ho sbattuto la testa contro il rito e secondo me da quel punto lì non ce la facevo più, quindi peccato, forse la prossima gara. Quanta preparazione c'è dietro a saltare 2 metri? Tanta, devi essere dedicato, devi fare più di 4 allenamenti a settimana, io ne faccio 4/5. Sì dai, ho fatto dei bei salti, perlomeno questo è quello che mi ha detto il mio tecnico. E potevo fare meglio, però adesso sono contento della prestazione che ho fatto e ora però dobbiamo pensare ad andare avanti per il prossimo anno. La gara del salto in alto è stata forse di tutte le gare quella più emozionante. Sì, perché questi due ragazzi che hanno battagliato fino a 2 metri sicuramente sono misure importanti a livello di allievi, quindi bella, ma ci sono state anche altre gare tipo i 400 maschili, anche gli 8, insomma dove c'è stato dei risultati ottimi. Sì, una giornata all'insegna dei ragazzi under 18, una bellissima partecipazione, un pubblico che comunque partecipe e presente e risultati che sono molto molto interessanti. Finalmente siamo contenti grazie alla Pistoia Atletica, un'organizzazione perfetta, ce lo riconoscono anche tutti i nostri ospiti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, i loro dirigenti, allenatori. Siamo contenti di vedere il campo scuola così, che torna protagonista a livello toscano, a livello nazionale. Quindi avanti tutta, fino alla prossima manifestazione. All'interno per il Veneto!